Thank you.
altra colpo che ho fatto fuori questo. Volando qualsiasi genere di ostacolo. Ottima la prova di Luca Braido. Gruppo di testa, ora lui con il mio shooter sulla sua ruota a condurre le danze. Lo tiene dietro anche per verificare la situazione. Qua intanto vediamo il replay. Caduta, bruttissima caduta dell'olandese Rudy Van Oots. Queste rocce bagnate tra l'altro sono ancora più insidiose di quanto normalmente lo siano. Rischiano di diventare davvero micidiali per tutti i corridori, anche per i più esperti, perché insidia continua pedalata dopo pedalata. Una presa alla ruota di questo che sta forzando ancora il ritmo, superando con una facilità. Possiamo essere stupiti con la facilità con cui sta conducendo il mezzo Nino Schurter, dimostrando ancora una volta le sue eccellenti qualità. Kulabi sta provando a riportarsi sulla coppia al comando e con loro anche Carlos Nicolas Coloma, spagnolo, e lui ora in quarta posizione, mentre Nino Schurter davanti sta forzando. Qualche difficoltà per Luca Braidot. Riesce comunque a rimanere aggrappato al gruppetto di testa. Siamo adesso all'intercambio. Vediamo adesso i passaggi dei primi con Schurter davanti all'azzurro, Braidot, poi Kulabi con lo spagnolo Coloma, grazie adesso anche il francese Marot. Ora dura per Korecki, che è stato così superato dal suo connazionale, da Marot, e poi passa anche Absalon all'intermedio. Per il campionismo transalpino, Julien Absalon ha un ritardo di 23 secondi da Schurter. Una gara tutta in salita, una gara tutta a rincorrere per Absalon. Nino Schurter che nel frattempo se ne sta andando, Luca Braidot intelligentemente preferisce salire regolare in questo ripido tratto in salita senza voler per forza di cose seguire il fuoriclasse del cantone dei Grigioni, Nino Schurter di Chur, la cittadina dove vive, appunto nel cantone dei Grigioni, l'autentica stella di questo settore. Lui che è secondo nel ranking internazionale dell'UCI alle spalle di Julien Absalon. Svizzera che puntava al colpo doppio tra gli uomini e le donne, perché ieri c'era grandissima attesa anche per la prestazione di Yolanda Neff, che invece dopo i primi due giri di altissimo livello è naufragata lontana dal podio sul gradino più alto, insieme alla svedese Jenny Risvets. Eccolo Julien Absalon con lo svizzero Mattias Flückiger, uno specialista del cross oltre che del mountain bike, lo svizzero che sta cercando di recuperare posizioni, mentre lo spagnolo Carlo